3. Senti, ma come hai cominciato a occuparti di fumetti? Com'è nata questa tua passione? Beh, dei fumetti bisogna che faccia un brevissimo passo indietro. Quando ero piccolo, quando avevo 12 anni, per l'esattezza, avevo fatto due fumetti per conto mio. Però poi così, insomma, sono rimasti due divertimenti. E poi, vabbè, ho studiato architettura e intanto facevo disegni. I miei primi disegni sono stati delle copertine di dischi. Era un lavoro così che mi piaceva molto, molto divertente perché era abbastanza libero. Mi piaceva soprattutto fare le copertine dei dischi con la musica che mi piaceva di più, naturalmente, cioè il jazz in particolare e in generale la musica cosiddetta seria. E così via, insomma, ho fatto tante cose diverse.